Buonasera, benvenuti a tutti. Questa è la prima puntata di Test Tux Battle, che è uno dei due format che offriamo in questa piattaforma. Questa è una dei due format che ho appena detto offriamo su Twitch. Questa è la prima puntata di Test Tux Battle che vedrà concorrenti quattro dei nostri tutori, in particolare Giulio, Anna, Leonardo e Giulia. Come funziona Test Tux Battle? Questi quattro concorrenti si sfideranno nella fase dei quarti di finale in due duelli. Chi sbaglierà più domande perderà e quindi dovrà purtroppo lasciare il nostro gioco. I due vincitori si sfideranno poi in una semifinale che prevederà quattro domande a testa. Anche qui chi sbaglia più domande sarà eliminato e infine, una volta arrivati in finale, ci sarà il gioco finale dove ci saranno cinque domande e il concorrente dovrà in un minuto indovinare la parola che si collega alle cinque parole fornite. Cosa si può vincere in questo format? Si possono vincere dei gadget che vanno dalla penna alla tazza, passando anche per una chiavetta USB, ovviamente tutto firmato Testflix, fino ad arrivare a degli sconti del 50% o addirittura del 100%, quindi ottenere un nostro corso gratuito. Per quanto riguarda invece la Testflix League, questa andrà a comporsi di varie puntate, che prevederanno delle puntate dedicate a ogni materia, quindi logica, biologia, chimica, eccetera. In ogni puntata ci sarà un vincitore. Per partecipare, qui non c'è bisogno di collegarsi in diretta, ma basterà scaricare un'applicazione, che è Kahoot, e inserire il codice che verrà fornito. Sarà necessario avere un account Twitch, perché nel momento in cui ci si registra Kahoot, verrà chiesto un username, che dovrà essere lo stesso di quello presente su Twitch. Questo perché, oltre alle domande risposte correttamente, un altro fattore discriminante per l'assegnazione dei punteggi sarà il tempo che si passa collegate alle nostre dirette, sia della League che della Battle. Quindi per ogni puntata della League ci sarà un vincitore che potrà vincere allo stesso modo dei gadget e degli sconti, mentre alla fine di tutte le puntate ci sarà una classifica generale dove il vincitore vincerà un premio molto più succulento. Bene, direi che possiamo partire con la prima puntata di Test Tux Battle e cominciamo presentando i nostri concorrenti. Partiamo da Giulio. Ciao a tutti, mi chiamo Giulio. No, ecco sì, pensavo avessi il microfono spento. Mi chiamo Giulio, sono un tutor di biologia, qualcuno di voi forse mi ha già visto in qualche lezione sull'istologia in generale. E niente, sono un po' teso per questa diretta, quindi non ti preoccupare, spero di non uscire subito. Ok, passiamo alla presentazione di Giulia. Ciao a tutti, io sono Giulia, anch'io sono una tutor di biologia e inoltre sono anche la vostra mental coach. Sono molto carica per questa battaglia, ma anche spaventata come Giulia. Ciao! Ok, benissimo. Passiamo alla presentazione di Anna. Anna, attenta che hai dei concorrenti agguerriti. Io Giulio e Giulia li ho visti. Sarà il nome forse, però li vedo molto agguerriti. Sì, ma infatti sono tesissima, comunque sono Anna e sono anche la new entry, diciamo, però spero che qualcuno di voi mi abbia già visto e niente, però fatemene in bocca al lupo perché sento la tensione addosso, malissimo. Anna, tutti lo sanno con te. Anzi ragazzi, chi è collegato scriva nei commenti chi tifa, così facciamo il Toto Tutor. Bene, passiamo a Leonardo, l'ultimo tutor da presentare, anche se di presentazioni non ha bisogno, vai. Ciao, sono Leonardo, spiego soprattutto chimica e logica, ho fatto qualche altra lezione di matematica e biologia. Sono uno dei più anziani, ma sicuramente perderò per primo. Osta, vediamo, già si schierano, eh. Prima hanno detto forza Leonardo, facci sognare, adesso forza Giulia. Bene, allora, direi che possiamo partire con i quarti di finale. Partiamo con la prima sfida, fra Leonardo ed Anna. Quindi Giulia e Giulio, vi metto in attesa momentaneamente e partiamo con Anna e Leonardo. Ricapitolando, in questa fase verranno fatte 5 domande a testa. Chi sbaglia più domande è eliminato. Ci tengo a sottolineare per chi ci sta guardando che in questa sfida puntiamo molto su cultura generale e magari facciamo anche domande per quanto riguarda biologia un po' più approfondite, questo perché i nostri tutor comunque sono universitari, quindi se gli fornissimo domande del test d'ingresso non ci sarebbe gusto,
nel gioco, fondamentalmente. Quindi, chi di voi due vuol partire? Dai, prima deve restare. Prima Leonardo. Come prima io? Cioè, bisogna essere galantuomini, scusa. Appunto, sei galantuomo e accetti la proposta di Anna. Quindi parti te. Ah, aspettiamo okay. Che la regia condivida lo schermo. Benissimo. Prima domanda per Leonardo. I tendini sono formati a tessuto adiposo? Oppure sono formati a tessuto connettivale? O forse sono dotati di una grande elasticità? Oppure sono formati a tessuto cartilagineo? Sono formati da tessuto connettivale. Vediamo se questa risposta di Leonardo è corretta. Momento suspense. Ed è bravissimo, è corretta. Questo perché? Però sapere da partivo io, ve lo dico. Io ho fatto scegliere voi. Questo perché i tendini vanno a connettere il muscolo con l'osso e sono formati a tessuto connettivale. Magari poteva trarmi in inganno la grande elasticità, ma questa è falsa appunto perché è risaputo che i tendini si possono rompere e se avessero la grande elasticità questo sarebbe molto raro. Bene, passiamo alla seconda domanda. Quindi Leonardo ha un punto, risposta giusta. Seconda domanda per Anna. Tra le seguenti, quale non è una funzione del sangue? Forse non trasportano prodotti di scarto? Oppure vanno a regolare l'equilibrio acido-base? Oppure vanno a produrre ormoni? Oppure la risposta potrebbe essere che trasportano glucosio. Ma occhio e croce dire la produzione di ormoni. Momento suspense anche qui. Vedi Anna, ti è andata bene anche qua, dai, la domanda. Esatto, domanda corretta. Questo perché non producono ormoni le cellule del sangue, ma si limitano il sangue e il circolo sanguigno a trasportare gli ormoni. Quindi risposta giusta anche per Anna. Adesso tranquilli che arriva cultura generale, quindi adesso voglio ridere. Prossima domanda. Torniamo da Leonardo. La guerra dei trent'anni si svolse forse fra il 1618 e il 1648? Oppure 1601 e 1631? Altrimenti andiamo un po' più indietro fra il 1596 e il 1626? Oppure 1620 e 1649? Leonardo dalla faccia alla sala. Ma l'avete preso per un dizionario. Allora, io c'è voce sensibile. Boh, dei 30 anni, fammi vedere dove sono 30. Oh, sono tutti 30, neanche... No, uno abbiamo messo 29. Ah, sì, 29. Boh, dai, facciamola. Quindi 1618-1648. Fa vedere, sì, dai. Ok, vediamo dalla regia se è corretta. Momento suspense. Devo dire, Leonardo, che è una gran fortuna, perché 25% di possibilità di indovinare e l'ha indovinata. Infatti, la guerra dei 30 anni, appunto, come dice il nome, è una guerra che dura 30 anni ed è caratterizzata da una serie di conflitti che vanno a coinvolgere tutta l'Europa. Il casus belli di questa grande guerra è la defenestrazione di Praga, avvenuta per l'appunto nel 1618. Quindi... miracolosamente Leonardo ha indovinato anche questa. Passiamo alla seconda domanda per Anna. Ah, qui adesso mi devo impegnare a leggere. La capitale del Burkina Faso è Dakar, Ouagadougou, Sindou, Kumasi. Posto che non ho idea... quella con tante U. Ouagadougou. Ouagadougou, però se hai suggerimenti Anna non vale. Ouagadougou, corretto anche questa. Siete delle persone molto fortunate. Però l'avevo già detto, eh. No, dico, siete delle persone fortunate perché io quando sparo non indovino mai, voi indovinate sempre. No, la ma capitale... ricordo se l'avevo, dai, non andavo proprio a caso. Va bene. Ti crediamo, facciamo finta di crederti. Infatti, Ouagadougou è la capitale del Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale. Non ho tanto altro a dire su questa domanda. Passiamo alla prossima domanda per Leonardo. Quindi, vediamo un punteggio di parità al momento, 2-2. Lo stato AR negli Stati Uniti sta ad indicare quale di questi paesi? L'Arizona? Oppure l'Arkansas? L'Alaska? Oppure North Carolina?
La piazza di Leopardi. Qua palese che c'è il trabocchetto. Forse sì, forse no. Però io provo come se non ci fosse. 50-50, faccio Arkansas. Vediamo se la risposta Arkansas è corretta. Ed è corretta, quindi devo ammettere, Leo davvero, cioè tu per il test cosa hai studiato a fare? Potevi spararle a caso? Bene, in quanto Arkansas, come ci ha illustrato Leonardo, ha come sigla AR. L'Arizona invece ha AZ, Alaska AK, mentre North Carolina NC. Quindi, Leonardo 3 punti, Anna al momento 2, ma una domanda in meno, quindi... Passiamo alla prossima domanda per Anna. Einstein teorizzò l'esistenza delle onde gravitazionali nel 1915 oppure 1913, altrimenti nel 1916, oppure facciamo un passo indietro nel 1912. Allora, posto che nel 1915 c'era la guerra, nel 16 anche, dai, o 13 o 12... oppure magari è teorizzato durante la guerra, dai, sì, tanto era scappato lui, 1916. Vediamo se la risposta di Anna è corretta con tutti questi ragionamenti. Il tuo ragionamento è in parte giusto, perché è avvenuto durante la guerra ma non nel 1916. Infatti Einstein teorizzò l'esistenza di queste onde proprio nel 1915. Quindi attenzione, siamo al punteggio di 3-2 per Leonardo. Anna, non perde le speranze, perché ancora tutto può succedere. Vediamo cosa tocca adesso a Leo. Boh, secondo me la sa. Vai, prossima domanda. Quanti sono i solidi platonici? Possono essere 2, oppure 4, altrimenti possono essere 5, o addirittura 6. Leonardo sta pensando a cosa sono i solidi platonici. Esatto. Vado con 4. 4. Poi io ti spiego cosa sono i solidi platonici. Vediamo. Risposta sbagliata. Infatti la risposta giusta era 5. Solidi platonici non è altro che un sinonimo di solido regolare. Quindi vediamo che i solidi platonici saranno il tetraedro, il cubo, l'ottaedro, il dodecaedro e l'icosaedro. Quindi 5. Errore anche per Leonardo. Anna, hai la possibilità di recuperare. Passiamo alla prossima domanda per Anna. Quale affermazione sulle urine fisiologiche è corretta? Forse hanno un pH pari a 2? Oppure non presentano globuli rossi? Possono contenere glucosio, oppure hanno un pH pari a 10. Beh, posto che se hanno un pH uguale a 2 non se hanno uguale a 10. Beh, ti chiede qual è corretta, quindi. Ah, è corretta, solo una. Ah. Hanno un pH. Ragazzi, vedete bene le domande, tutti. Insegniamo. No, l'emozione, scusatemi. Allora, escludiamo... i globuli rossi, escludiamo il glucosio, pH uguale a 2. Vediamo se la risposta di Anna è corretta, quindi se l'emozione le ha fatto un brutto scherzo oppure se le ha consentito di recuperare. Vediamo che la risposta è purtroppo sbagliata, perché dice che non è corretta. Ah, ok. Diciamo che se hai del sangue nelle urine, un problemino ce l'hai, quindi... Vabbè, avete capito. Bene ragazzi, questo deve essere insegnamento per tutti voi, leggere bene le domande. Ok, prossima domanda per Leonardo. Siamo su un punteggio di 3-2, quindi Leo, se la fai giusta, sei automaticamente in semifinale. Il saggio sulla disobbedienza civile è stato scritto da... B! Non mi dai neanche la soddisfazione di leggere. Vediamo se la risposta di Leo è corretta. Ed è corretta. Infatti, Thoreau scrisse il saggio sulla disobbedienza civile nel 1848 e in questo saggio
condanna apertamente le scelte del governo statunitense. Quindi questa prima sfida si conclude qua. Anna, mi dispiace. Anche a me molto. Che sei stata una domanda, ragazzi. Sei stata una concorrente modello. Mi dispiace, se vuoi dire qualcosa al tuo pubblico prima di salutarsi. Ci saranno altre occasioni per tutti. Bene, saluto agli altri e niente. Quindi il tuo messaggio è crederci sempre e arrendersi mai. Grande, esatto. Anno. Perfetto, ti ringrazio per essere stata con noi. E andiamo a chiamare, Leonardo, stai pronto che poi sei in semifinale. Andiamo a chiamare i nostri prossimi due concorrenti, Giulia e Giulio. Quindi in questo display in questo momento sarà Giulio. Ok, ci sono, ero stata rimossa. Dicevo, ecco qua Giulia e Giulio. Bene, siete pronti? Siete in ansia? Ciao a tutti. Provate. Un po' in ansia. Te Giulia? Ora che ho visto le domande, tanto in ansia. Bene, vediamo se sarete all'altezza dei nostri concorrenti, a che comunque abbiamo appena finito la prima sfida. Bene, partiamo. Chi vuol partire dei due? Giulio. È uguale. Prego. Le donne come sono galanti, che fanno partire gli uomini. Facciamo partire Giulio. Bene, dalla regia possono mandare il primo quiz per Giulio. Giulio, come te la cavi in cultura generale? Ah, in dizionario, come Leo. Addirittura? No, cultura generale male. Beh, allora direi che potevamo essere anche più cattivi, visto che siete... Anche perché, va bene, Leonardo non la sa cultura generale, cioè Leo non è vero, la sai benissimo, però le sparava e le prendeva, quindi... Te Giulia, invece, con cultura generale, come te la cavi? Spero nella fortuna. Speri nella fortuna. D'altronde, cultura generale, alcune cose ci si può arrivare ragionando, altre o si sanno o non si sanno. E invece nelle altre materie, che materia preferite? Beh, in teoria dovrei dire biologia a questo punto, però mi spaventa molto. Non posso sbagliare. No, ti dico, siamo stati molto buoni in realtà nelle domande di biologia. Siamo stati più cattivi in quelle di cultura generale. Non so se questa cosa mi rassicura in realtà, perché a quel punto la figura è ancora peggio. Bene, dai. Partiamo, ci siamo persi anche troppo in chiacchiere. Partiamo da Giulio. Giulio, quale affermazione su Schopenhauer non è vera? Forse che in segno di sfida fece lezione contemporaneamente ad Hegel. Oppure che è stato cacciato da scuola dopo una discussione con un insegnante. O forse aveva un amico a quattro zampe che era un barboncino. Oppure seguiva sempre le lezioni di Nietzsche. Allora, come dicevo prima, cultura generale non è il mio forte. Però secondo me lui ce l'aveva un po' con Nietzsche. Oh, per me la provo la... Ok, quindi la risposta di Giulia che è falsa, la risposta che in segno di sfida fece lezione contemporaneamente ad Hegel. Vediamo se la risposta di Giulio è corretta oppure no. Momento suspense. È sbagliata, infatti Schopenhauer odiava Hegel e fece una lezione contemporaneamente a lui, proprio in segno di sfida. Purtroppo però le persone andarono tutte alle lezioni di Hegel e da Schopenhauer non andò nessuno. È altresì vero che aveva un barboncino, infatti c'è anche una citazione di Schopenhauer che dice che il suo barboncino teneva compagnia perché era vero, era limpido. E invece è falsa che seguiva le lezioni di Nietzsche, in quanto è vero che seguiva le lezioni di un altro filosofo, ma seguiva le lezioni di Fichte. Quindi, mi dispiace, un errore per Giulio. Dai Giulia, hai la possibilità di partire in vantaggio. Passiamo alla prossima domanda, che è di biologia per la nostra Giulia. Quindi, attenzione. Quale delle seguenti affermazioni sull'emoglobina è vera? Trasporta ossigeno, ma non CO2. Trasporta ossigeno. È una proteina terziaria?
oppure lega tre molecole di ossigeno? Allora, io direi trasporto ossigeno. Ok, vediamo dalla regia se è vera, se la risposta di Giulia è corretta. No, aveva detto l'altro. Vabbè, comunque lo sappiamo, aveva detto trasporto ossigeno e la risposta è giusta. Infatti, trasporto ossigeno, ma non anidride carbonica, è una proteina quaternaria, quindi che è terziaria, è sbagliato, ed essendo proteina quaternaria lega quattro molecole di ossigeno e non tre. Quindi, Giulio, non demandere, siamo un punteggio di 1-0 per la Giulia, ma niente ancora scritto, puoi benissimo recuperare. Passiamo alla prossima. Ci provo. Quale dei seguenti fatti sulla battaglia di Zappolino non è vero? Si scontravano Guelfi e Ghibellini, oppure si scontravano Modenesi e Bolognesi, ebbe 10.000 vittime, oppure si svolse nel 1325? Sottolineo che non è vera, eh? Devi dirmi quale non è vera. Sì, ma... Allora, ovviamente non so cosa sia la battaglia di Zappolino. E... No, scuola, questa è la scritta Cevo. Senti, non è vera. Per me, esatto, dato che la scritta Cevo è a bolognese, mi verrebbe da dire si scontravano Guelfi e Ghibellini. Ok, quindi risposta di Giulio. Proviamo è la prima, si scontravano Guelfi e Ghibellini. Vediamo se è corretta, ma mi dispiace, sei caduto nel nostro trabocchetto, in quanto si scontravano Modenesi e Bolognesi, ma rispettivamente i Modenesi erano dalla parte ghibellina, mentre i Bolognesi dalla parte guelfa. Si svolse nel 1325 ai piedi del colle Zappolino, ma non ebbe così tante vittime, fortunatamente ne ebbe soltanto circa 3.000 vittime. Quindi, un altro errore per Giulio. Passiamo alla domanda per la nostra Giulia. Giulia, qua adesso facciamo un viaggio nella mitologia. Nel mito del pomodoro, chi scelse Paride come vincitrice? Scelse forse Era oppure Atena? Altrimenti può aver scelto Afrodite o addirittura Artemide. Allora, se mi ricordo bene, ma probabilmente no, Afrodite. Ok. Vediamo se la risposta di Giulia è corretta. Comunque Afrodite, dea della bellezza, quindi potrebbe anche essere corretta. Suspense? Ed è corretta. Infatti, il pomodoro è un mito che narra la faccenda di questa sfida, in quanto Eris, dea della discordia, non essendo stata invitata al banchetto di matrimonio di Peleo e Teti, che fra l'altro sono le nozze che danno inizio alla guerra di Troia, per... presa dalla furia di essere stata esclusa, prende questa mela, ci incide sopra alla più bella e la lancia sul banchetto. Una volta vista sta mela, Era, Atena, Afrodite ovviamente cominciano subito a discutere su chi fosse la più bella. Vanno da Zeus, che però non vuole esprimere giudizi per evitare risentimento per l'eternità, essendo un dio, così fa prendere questa scelta a Paride, che era un mortale principe di Troia. Quindi, mi sento molto tipo Piero Angela quando faccio spiegazioni. Un altro punto per Giulia. Siamo sul punteggio di 2-0 per la Giulia, Giulio. È brava. Vai. Giulia. Oddio, che domanda che ti chiedi adesso. Chi per primo? Non l'hai fatto apposta. E Giulio, ti chiedo di salutarlo, il King della Carbonara. Giulio, sposami. Palesati, King. Sono una tua grande fan. Allora, chi per primo effettuò una misura accurata della circonferenza terrestre? Eratosthene di Cirene? Oppure Tolomeo IV? Altrimenti, Eusebio di Cesarea? Oppure Anassagora? Io non devo guardare. Allora, innanzitutto è stato bello partecipare. Volevo dire, ci tenevo a dire questa cosa. E... dato che per due volte ho provato a dire A, è andata male, facciamo Tolomeo IV. Vediamo se la risposta di Giulio è corretta. Giulio, non so come dirtelo, ma qui la perseveranza pagava, perché la risposta giusta niente era la
Però Giulio, non devi ancora darti per vinto, perché se la Giulia indovina, ha vinto lei. Però se sbaglia, puoi ancora avere speranza. Quindi, passiamo, gufa un po' per la Giulia. Quindi, te, Giulio. Devo sperare, giusto che... Giulia, quale delle seguenti è una terna pitagorica? 2, 3 e 4? Oppure 5, 11 e 13? Altrimenti 8, 15, 17? Oppure 7, 25, 26? Oddio, questa non è una domanda difficile, ma io non ne ho proprio idea. Giulia, cioè... la lascio sperare ancora. Allora, cioè io provo, perché mi sembra, però la sto buttando. 5, 11, 13. Giulio, secondo te è giusto? No. Giulio dice no. Vediamo se ha ragione Giulio. E ha ragione Giulio, infatti è sbagliata, perché la risposta giusta è 8, 15, 17. Cos'è la terna pitagorica? Semplicemente una terna di numeri che rappresentanti i lati, i due cateti e l'ipotenusa, che seguono il teorema di Pitagora. In particolare, 8 alla seconda più 15 alla seconda sarà uguale a 17 alla seconda. Quindi risposta giusta era 8, 15 e 17. Quindi primo errore per Giulia. Quindi Giulio, adesso devi indovinarle tutte, ma puoi ancora vincere. Questa per me la sai però, dai, perché andiamo sulla fisica. Proviamo. Lanciando una pallina in aria, cosa succede? L'accelerazione nel punto più alto è nulla. Oppure l'accelerazione è sempre positiva. Oppure possiamo dire che la velocità nel punto più alto è nulla. Oppure che l'accelerazione è sempre negativa. La faccia vedo fiduciosa qui. Finalmente un po' di fisica. No. E rispondo, la velocità nel punto più alto è nulla. Vediamo se la risposta di Giulio è corretta oppure no. Esatto, Giulio, è corretta. Primo punto per Giulio, perché nel momento in cui la pallina viene lanciata c'è il momento in cui rimane fermo in aria per poi ricadere verso il basso. In questo punto la velocità è nulla, ma l'accelerazione non è nulla, perché varrà l'accelerazione di gravità. Quindi, un punto per Giulio. Passiamo alla nostra Giulia, che ricordiamo, se indovina, ha automaticamente vinto. Quale dei seguenti elementi è un alcalino terroso? La faccia della Giulia non la vedo convinta. Potrebbe essere il francio, oppure il rubidio, altrimenti lo scandio, oppure anche il bario. Non lo so, cioè, Giulio, mi sa che sta funzionando comunque là. Giulio, hai presente quei pupazzini che poi infilzi con le spille? Qualcosa? No, io non lo so proprio, cioè, il francio. Attenzione, vediamo se la risposta di Giulia è corretta. Ricordiamo che è una risposta decisiva, perché se indovina va in semifinale. Se sbaglia, lascia le porte aperte per Giulio. Quindi, vediamo se è corretta oppure no. La risposta è sbagliata, in quanto gli alcalino terrosi sono tutti gli elementi appartenenti al secondo gruppo della tavola periodica. Vediamo che il francio e il rubidio appartengono al primo gruppo, il bario per l'appunto al secondo, mentre lo scandio al terzo. Quindi, Giulio, hai la possibilità di recuperare, quindi forza, ti voglio fiducioso. Passiamo alla prossima domanda. Quale delle seguenti opere non è stata scritta da Pirandello? Potrebbe essere Così è se vi pare, oppure Sei personaggi in cerca d'autore, altrimenti secondo te Novelle del Mezzogiorno, oppure L'esclusa. Così proprio fatto su. Anche l'italiano non è il mio forte. Giulio, però se posso chiederti Hai ragione anche te. Allora, Sei personaggi in cerca d'autore, no, di sicuro l'ha scritto. Quello sono sicuro. E una ci siamo. Una su quattro. Mi verrebbe da dire L'esclusa. Momento suspense. Vi ricordo che se Giulio ha sbagliato, Giulia è automaticamente in semifinale. Secondo te Giulia ha risposto bene o no, Giulio? Giulia dice di no.
Vediamo per conferma. Sbagliato, la risposta giusta è la Nobel del Mezzogiorno. Non vi dico chi l'ha scritta perché non esistono, cioè le abbiamo inventate, io cevo, perché avevamo una bella assonanza e potevano sembrare vere. Quindi, Giulio, ti ringraziamo tanto per essere stati con noi. Vuoi fare un discorso di eliminazione? No, meglio che stia zitto, va là che vedo la roba. Vabbè, raga, non vi preoccupate perché Giulio spiega biologia e non spiega cultura generale, quindi non c'è nessun problema. Non c'è problema. Bene, Giulio, vuoi lasciare un messaggio ai nostri telespettatori? No, è stato un piacere. Spero... Va bene, ti ringraziamo. Alla prossima, Giù. Ciao, in bocca al lupo, Giulia. Ciao, ciao. Come sportivo, che ti fa anche l'in bocca al lupo. Grazie. Bene. Allora, richiamiamo dentro Leonardo, perché adesso abbiamo una grande semifinale e lo spoiler che vi faccio è che sono nella stessa stanza loro due. Infatti vedete che si lanciano occhiatacce. Eccoli là. Quindi abbiamo da una parte Leonardo e da una parte Giulia. Vi aspettavate di arrivare in semifinale? Rispondete una alla volta. Prima Leonardo, rispondi te. No, io credevo che sarei stato eliminato per primo. Bene, l'importante è credere sempre in se stessi. Te, Giulia? Potrei dire lo stesso. Abbiamo delle persone molto consapevoli delle proprie capacità, quindi benissimo. Allora, spieghiamo un po' come funziona la semifinale. Intanto dalla regia facciamo condividere la schermata. Praticamente in semifinale ci sarà questo muro, dove avrete delle categorie, quindi biologia, arte, cittadinanza, geografia, storia, chimica, matematica e fisica. A turno sceglierete una categoria e risponderete alla domanda. La domanda, a prescindere che sia giusta o sbagliata, non verrà passata all'altro concorrente, ma verrà segnata come errore o come punto. Quindi con lo stesso concetto di prima. Chi sbaglia più domande è eliminato, chi invece appunto ovviamente ne indovina di più va in finale. Quindi qua bisogna fare una scelta anche di intelletto. Se uno è negato in matematica, cerca di non sceglierla e di rifilare all'altro. Bene. Chi vogliamo far partire qua? Visto che partire può essere anche un vantaggio, posso anche lanciare una monetina se volete. No, no, dai, facciamo parlare Leo, che non parla da un po'. Sì, hai ragione. E Leo è la... No, no, assolutamente mi oppongo, viva la cavalleria, facciamo partire la Giulia, che così ho una scusa se perdo. Ah, così Leo è pronto nel caso. Dai, va bene Giulia, facciamo noi stavolta le coraggiose e partiamo noi. Che sennò... Va bene, dai. Da cosa allora, vuoi provo quest'arma a doppio taglio, provo con biologia. Biologia. Vediamo. Che Giulia, è infatti, scegliere biologia è rischioso, perché qua se la sbagli... Sì. Qua se la sbaglio, vabbè. Ma però la sai, sono sicura. Dove si trova il tricipite della sura? Si trova nel braccio? Oppure nel polpaccio? O forse si trova nell'avambraccio? Altrimenti nella schiena. Oddio, mi è venuto un vuoto. Ecco la figura. Capita anche ai migliori, tranquilla. Respira, ragiona. Allora, sì, perché il tricipite è nel braccio, però della sura forse era col polpaccio. Sì, polpaccio. Polpaccio. Vediamo se la risposta della Giulia polpaccio è corretta. Mi fa morire anche che vi guardate, sai che tu guardi Leonardo, non so in cerca di cosa. E la risposta è corretta, perché il tricipite della sura altro non è che l'unione del grasso ecnemio e del soleo. Quindi vanno a comporre il polpaccio. Benissimo, un punto per la Giulia. Passiamo a Leonardo. Leonardo, cosa scegli? Leonardo si sta smutando. È rimasto anche lui scioccato dalla domanda della Giulia, tanto che è rimasto senza parole. Un attimo di problemi tecnici. Ah, no. Ok, non riuscivo a togliere il muto. Grande Leo. Allora, io vado su chimica. Chimica. Quindi anche te vai sul tuo cavallo di battaglia. Sì, così se cado è più clamoroso. Bene, quindi parliamo di coppie anodo catodo. Quale di queste è una coppia anodo catodo? Lo zinco e il rame? Oppure cromo e nickel?
altrimenti rame argento, oppure zinco e cadmio. Cavolo. Ecco, la pila Daniel è l'unica cosa che proprio non so di chimica, motivo per cui non l'ho spiegata. Grazie. Capito, ragazzi. Quindi... Adesso scrivete il commento dove state, Leo. Subito. Io andrei su, adesso ci provo, zinco e rame. Io non ci credo, raga. Cioè, quando la spara è sempre giusta. Adesso ho tolto anche la suspense. Andiamo su zinco e rame, vediamo se è giusta. Ed è corretta, infatti lo zinco rappresenta l'anodo, quindi il polo negativo, mentre il rame rappresenta il catodo e quindi il polo positivo. Quindi siamo in uno stato di parità. Dimmi, Leo. No, cioè volevo chiarire che avevo qualche ricordo, semplicemente non ero certo e quindi per quello ho detto queste cose, insomma, dai, non è tutto. Ma lo sappiamo, Leo. Lo sappiamo, non ti preoccupare. Scherzavo. Passiamo alla nostra Giulia. Su cosa puntiamo, Giulia? Proviamo con arte, dai. Arte. Sei forte in arte? No. Bene. Allora hai fatto una scelta giusta, mi pare giusto. Quale dei seguenti argomenti non è stato trattato dal Manifesto del Futurismo? La cucina? Oppure aeropittura? Altrimenti anche l'architettura aerea? Oppure la botanica? Non è stato trattato. Esatto. Allora, direi o cucina o botanica. Cioè, mi sembra un po' un trabocchetto dire cucina. Quindi? Però provo con botanica. Vediamo se il tentativo di Giulia ad esclusione è... Vediamo se è giusto. Ecco, evidentemente non era un'appassionata di botanica, quindi abbiamo un altro punto per la nostra Giulia. Bravissimi questi semifinalisti. Leonardo, su che materia andiamo? La fase di Leo quando pensa, bellissimo, dimmi. Ok, andiamo su cittadinanza, proverei. Cittadinanza. Premetto che io non l'avrei mai saputa, Leo, questa. Però io sono ignorante, cittadinanza. La salute è tutelata dall'articolo numero 8 oppure 32, altrimenti 25, oppure 3. Vediamo. Dalla faccia non mi sembri molto convinto, quindi... Qui mi metterò veramente a sparare i numeri. E cosa spari? Dai, numeri, dai. Allora, nella Costituzione italiana, dai, sarà importante, mettiamolo al 3. Vediamo se la risposta di Leonardo è giusta, e quindi la salute è tutelata dall'articolo numero 3. Suspense. Sbagliata, infatti è l'articolo numero 32. Il numero 3 che hai detto te è vero che tratta una cosa importante, infatti dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Quindi avevi ragione sul fatto dell'importanza, ma non sulla salute. Quindi primo errore per il nostro Leo. Giulia, sei in vantaggio. Siamo in un punteggio di 2-1. Niente, ancora scritto, però vediamo. Cosa scegli? Non si riesce a smutare. Eccomi. Lei ovviamente mi lascia matematica e fisica, io... Allora, no, proviamo con storia. Vediamo, storia. Date, non sono il mio forte.
Vediamo se la Giulia saprà la domanda di storia che le stiamo per sottoporre. Te, Giulia, sei appassionata di storia? Ma sì, dai, però tutte le date, la battaglia di cui abbiamo parlato prima, mai sentita in vita mia. Ma dai, ti dico che qui di date non ce ne sono, quindi hai avuto fortuna su questo. Vediamo la domanda di storia che sarà fatta alla nostra Giulia. Le case che hanno interessato la guerra delle due rose sono Lancaster e York, Lancaster e Sussex, Sussex e Wales, oppure York e Wales. La prima. Chi è che è? Una questione seria, per favore. No, ma la sapevo. Certo. Allora, sì, Lancaster e York. Vediamo se la risposta di Giulia e dell'amico sono giuste. Bene, risposta corretta. Infatti, la guerra delle due rose è una guerra che si svolge in Inghilterra e dà inizio nel 1455. È una guerra nata per la successione al trono d'Inghilterra e appunto Lancaster e York sono due rami della casa regnante di quel momento. Benissimo, quindi risposta corretta per Giulia. Leo, è in vantaggio la Giulia, quindi su cosa vuoi puntare per recuperarla? Io ho problemi col microfono. Ok. Non me lo svuoto. Leo sta pensando a cosa. Ok. Ok. Fisica. Fisica. Scelta coraggiosa, perché io di fisica non la so. Benissimo, fisica. Il periodo di oscillazione di un pendolo forse dipende dalla massa del pendolo. È costante? Oppure dipende dalla lunghezza del filo? Altrimenti può dipendere sia dalla lunghezza del filo, ma anche dalla massa del pendolo. Dovrebbe essere la C. Quindi solo la lunghezza del filo? Sì, credo che la formula sia tipo periodo uguale a radice di lunghezza del filo fratto accelerazione gravitazionale, ma non ne sono sicuro. Ci sei andato vicino. Vediamo per conferma dalla regia che la risposta sia corretta. E la risposta è corretta. Infatti, come mi ha anticipato Leo, che mi ha tolto il mio momento da Piero Angela di questa domanda, il periodo è uguale a 2 pi greco moltiplicato appunto per la radice della lunghezza del filo fratto l'accelerazione di gravità. Quindi, bravissimo Leo. E rimane ancora in vantaggio la Giulia. Cioè, scusami, no, niente. Siamo un punto sui 2-3. Giulia, sta a te. Cosa vuoi scegliere? Geografia. Vediamo se la geografia farà prendere il volo alla Giulia o se la affonderà. Quale dei seguenti non è un territorio oggetto di disputa internazionale? Il Sahara occidentale? Oppure l'isola di Woody? Altrimenti le isole Sandwich australi? Oppure l'Emirato del Bahrain? Purtroppo non lo so proprio. Direi Sahara occidentale, ma proprio a caso. Vediamo se la risposta sparata dalla Giulia è corretta oppure no. È sbagliato, infatti l'unico di questi territori che non è stato oggetto di disputa internazionale è l'Emirato del Bahrain. Quindi un errore per la Giulia e siamo in stato di parità. Quindi sono rimaste le ultime due domande, una per Leo e una per la Giulia. Nel caso in cui finisse in parità, ci saranno delle domande di spareggio. Ok, torniamo alla grafica di prima. Ah no, mi ha fatto una domanda, scusate. Matematica. Vai, Leo. Quindi, scusate, prima mi sono sbagliata. La Giulia ha 3 punti, Leo ne ha 2,
Leo, se rispondi bene, parità e si va allo spareggio. Se rispondi male, la Giulia è il nostro campione e va al gioco finale. Giusto per un momento di pressione. Una frazione il cui numeratore è maggiore del denominatore viene detta come? Propria? Maggiorativa? Oppure impropria? Oppure apparente? Provo con propria. Propria. Vediamo se la risposta di Leonardo è corretta. A malincuore mi tocca dire che la nostra prof del liceo Leo ti avrebbe ammazzata questa risposta, perché propria è quando il numeratore è minore del denominatore, quindi logicamente impropria è quando il numeratore è maggiore del denominatore. Apparente è quando invece o i due numeri sono uguali oppure il numeratore è multiplo del denominatore, mentre maggiorativa l'ho inventato io, non esiste. Benissimo. Grazie Leo per essere stato con noi, anche a te ti lascio il tuo momento di gloria dove puoi fare un discorso, dove puoi ringraziare i tuoi fan nei commenti. Bene, Leonardo è contento. Ragazzi, buon divertimento, in bocca al lupo, buono studio a tutti, in bocca al lupo alla Giulia. Sì, esatto, non mi ricordo le frazioni. Cioè, Leo, veramente. Bravo. Alla Giulia per il gioco finale. Ciao Leo, è stato un piacere averti con noi. Giulia, siamo arrivati in finale. Non so come sia possibile, totalmente immeritato. Beh, questo è il bello della Test Fix Battle, chiunque se la può fare, no scherzo, no, proprio così. Te lo sei meritato assolutamente. Ora, cosa succederà adesso? Adesso ti presentiamo una ruota, dove ci saranno tutti i nostri premi possibili. Tu girerai la ruota e vediamo per che premio concorri. Beh, cosa ti piacerebbe vincere di questi premi? Ma mi piacerebbe molto la tazza. La tazza è bella, deve ancora arrivare, ma è molto bella. Dai, regia, giriamo la ruota e vediamo per cosa andrà a concorrere la nostra Giulia. Gira la ruota per me, gira la ruota per me, tu. Voglio dire questa ruota. Tazza! Ce ne sono due in tutta la ruota. Bene, allora, prima di far partire le domande, spieghiamo adesso il gioco finale. Al mio via appariranno 5 parole. Tu avrai un minuto di tempo per trovare una parola che si colleghi, che stia bene con tutte e 5. Tutto chiaro? Mm-hmm. Ok, via. Via col tempo, via con le parole. Ok, va bene. Quindi... Intanto ragazzi, voi pensateci pure chi ci sta guardando, se volete scrivete nei commenti, tanto noi non li vediamo, cioè li vediamo solo se li mostra il nostro regista, quindi così per testare la vostra... per testarvi in questo gioco. Le parole sono rubrica, dentro, primaverile, addetto e libro. Tempo scorre, vediamo la barra che comincia a riempirsi. Pochissimi secondi prima della fine. 3, 2, 1. Tempo scaduto, Giulia. Mi sa che devo dire addio alla mia tazza. Vabbè, prova, se ne hai una che non sa. No, ma cioè, veramente non ho neanche una parola, perché stavo pensando denti splendenti, un viso splendente, e poi mi sono fermata. Quindi diciamo che provi con splendente. Proviamola, ma una rubrica splendente. Beh, magari potresti avere una rubrica splendente di contatti, no? Piena di contatti. Ui. Sì,
una splendente primavera, che il cielo è limpido, e poi un addetto splendente, l'addetto del il famoso addetto splendente. Bene, Giulia. Vabbè, come avrai intuito, la risposta non è splendente. No. Cerco di farti arrivare, vediamo se la fai. Il viso, oltre ad essere splendente, tu cosa fai per rendere il viso splendente? Quando vai dall'estetista, fai? Cioè, dall'estetista, quando vai a fare un trattamento al viso? Oppure, quando vai dal dentista per i denti, cosa fai per renderli bianchi, splendenti? Li lavo. Ok, farai la pu? La pulizia. Okay. Pulizia, esatto. Infatti, pulizia della rubrica. Si dice quando si fa pulizia dei contatti. Poi, pulizia primaverile. Esatto, pulizia dei denti dal dentista. Pulizia primaverile, come hai appena detto te. Addetto alla pulizia. Tutte le persone che lo fanno di lavoro. E pulizia del viso, per rendersi splendenti in questo mondo. Quindi, geniale. Una verifica dalla regia, purtroppo, Giulia, la parola non era splendente, ma era pulizia. Una splendida pulizia. Bene, ragazzi. Allora, questo format, questa puntata di stasera finisce qua. Vedeva come concorrenti i nostri tutor ed era fatto sia per divertirci un po', e sia per farvi scoprire questo format. Per umiliarci un pochino. E anche un po' per umiliarci. Voi mi starete chiedendo come si partecipa. Bene, come vedrete, come avete visto nella pagina di Utrain sul nostro sito, la prossima puntata è il 28 aprile. Metteremo su Instagram, a ridosso della puntata, un post. Per candidarsi, per partecipare basterà scrivere un commento, che poi vi diremo noi cosa scrivere, e taggare dei vostri amici. Le persone, i quattro concorrenti, verranno scelti in questo modo. Uno dei concorrenti è sicuramente il primo che risponde, quindi il primo che risponde è sicuramente un concorrente. Gli altri tre verranno estratti, quindi verrà premiata la velocità, mentre negli altri ci sarà un'estrazione. Ci tengo a ringraziare tutti i tutor che hanno partecipato, Matteo che non è comparso ma che mi ha aiutato a scrivere queste domande piene di trabocchetti, e ci tengo soprattutto a ringraziare Agnese, che è la nostra grafica, che ha realizzato le grafiche per questa serata e per questo format, Luigi che è il tecnico che sta condividendo lo schermo e che ha gestito tutto questo, e anche il nostro Ettore che ha creato tutti questi programmini, tutte queste animazioni che hanno reso il tutto molto più dinamico. Quindi ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuto, fatecelo sapere. Oh, Matteo! Già, ci sono anch'io. Effetto sorpresa! Vediamo se si riesce... Mi vedete? Mi sentite sì. In diretta? Ti vediamo. Forse un po' indifferita, sì, vabbè. Comunque, grazie per aver partecipato. Io sono stato molto attivo nella chat su Instagram e spero che vi siate divertiti. Vi saluto. Benissimo, io e Matteo saremo sempre molto cattivi nel scrivere le domande. No, sto scherzando. Però ci siamo divertiti anche noi nel scrivere le domande. Bene, ragazzi, quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi. Fateci sapere, se volete, anche su Instagram, nei gruppi. Diteci se vi è piaciuta la puntata. E niente, speriamo di vedervi partecipare nelle prossime puntate. Ciao a tutti. Ciao, buonasera, grazie a tutti. Ciao, ciao. Cioè, siamo ancora qui. Dobbiamo lasciare? Non lo so. Il termine dovrebbe finire. Vai, io chiudo. Bene, ciao.